ma come? Com'è possibile? Questo è il nostro villaggio. Era forse, sarebbe più corretto. Ciao, Keira. Ciao, Melston. E io che speravo di non vedere più le vostre brutte facce. Scherzo. Allora? Siamo tornati per prendere quel poco che si è salvato. Io non capisco. Com'è possibile? Abbia presa bene. Almeno, grazie alla magia dello sciamano, mi ha ancora permesso di comunicare a voce con tutti, uomini e animali. Keira sembra ferita. John, tu avvicinati quanto più puoi. Io intanto raggiungo Eric. Tom, che cosa hai in mente? Fa come ti dico. Che devo fare, Tom? Abbassa la gru, Eric. Proverò ad afferrare Keira prima che lo faccia il drago. Sì! Missione compiuta! Keira, come va? Stai bene? Keira sta un po' male, forse ha preso una storta. Ehi, i lucertoloni battono in ritirata! Lì, Eric. Ti fa ancora male? Ora va molto meglio. Grazie, Tom. Keira, senti, Tom, se hai finito di giocare al dottore e all'ammalata, qui noi avremmo bisogno di una mano. Vai con loro. Keira sta bene. Sicura? Ancora una volta lo avete confermato. Sì, l'attiva! Il mondo come lo... Ciao, Keira. Dai a me, lascia che ti aiuti. Grazie, Tom. Tu sei gentile, ma Keira è forte. Ce l'ha fatta sola. Coraggio, non sei costretta a parlarmi per forza se non ne hai voglia. Ma non è vero, Keira vuole parlare con Tom. Sicura, perché da quando ci siamo rivisti ho come la sensazione che tu faccia di tutto per evitarmi. Keira e Tom sono molto diversi. Perché io vengo... Solo lui! Keira! Ah. Mastica queste foglie insieme a acqua. Se Bob fa quello che Keira dice, domani lui salterà di nuovo come un grillo. Sono a mare! Coraggio, Bob, non fare storie, fa quello che dice Keira. Va bene, ma posso avere almeno un po' di quella frutta dolce e buonissima che è lassù, per favore? No, oggi no. Oggi digiuno assoluto per Bob. Oh, no. Keira, sarei giusto passato a salutarti. Noi stiamo tornando alla Palude Nera. Tom, prendete quel frammento di Fire Rock anche per me. Ci puoi giurare, amico mio. Sarà fatto. Credo che ti piacerà essere un po' coriaceo. Ti va di ballare con me? Sì. Allora andiamo. Oh, questo sound è pazzo! Vero i pop tribale! Ehi, Tom, Melston ha detto che sta aspettando te. Ok, arrivo subito. E tu, Bob, devi masticare le foglie. Ci vediamo più tardi, amico. È vero,
Bisogna ammettere che sono una coppia di ballerini davvero affiatata. Grazie. Sono abbracciati. Già, sembrerebbero due innamorati preistorici. Che cosa? Jen e Kayla? Oh. Ma sono fidanzati. A quanto pare a fare da scorta non c'è solo Sam. Pare proprio di no. Amico mio. Fastidio a Mahel. Keira non deve dire a Jenno quello che deve fare, hai capito? Sei solo un ragazzino presuntuoso. Keira non vuole vederti mai più. Keira, sta zitta. Keira fa quello che dice Jenno. Jenno comanda villaggio. Oh, tranquillo, Keira se la sta cavando. Keira ha sua testa. Jenno pure ha sua testa, ma testa di Jenno è vuota. Oh, allora che cosa ti dicevo? Keira 1 e Jenno 0. Bene ragazzi, ci aspetta il prossimo frammento di Fire. A casa. Tom! Ehi, Keira, che bello vederti. State tutti bene? Sì, ma il nostro villaggio non c'è più. Andremo in un villaggio. Ciao, Keira. Posso sedermi qui accanto a te? Certo, siediti. Non è un bel momento, vero? Ma in due è più facile superarli. C'è una cosa che voglio chiederti da tanto tempo. Chiedimela. Ti ricordi la collana che ti ho regalato quando ci siamo lasciati? Ma certo. Ce l'hai ancora per caso? Beh, da quel giorno non me ne sono mai separato. Preparato. Così tu e Jenno non siete, cioè lui non è il tuo ragazzo, giusto? No, Keira è confusa e Jenno ha approfittato della situazione. Keira non è innamorata di Jenno. Allora può essere che forse lui è innamorato di te. No, Tom non conosce bene Jenno. Jenno è innamorato solo di se stesso. I suoi amici. Mi dispiace per Bob. Bob è stato coraggioso. Si è sacrificato per me e il mio Dino Watch. Tom, che cos'era quell'essere metà uomo e metà drago? So soltanto che quel mostro si chiama Hybrid. John mi ha detto che quell'Hybrid è Jenno. Sì, noi crediamo che sia lui. E ciò mi fa pensare che Stroker proverà a trasformare anche Bob in un Hybrid come lui. Oh no, povero Bob. Oh. Ehi, aspetta un momento, ma che cos'è quello? Sembra strano uccello. Non è un uccello, Keira, quello è un drone. Ho capito come ha fatto Stroker a scoprire dei Dinoprods. Come? Ci teneva sotto controllo con quello. Cosa? Io non capisco. Dopo ti spiego. Riusciresti a colpire quell'affare con una freccia senza distruggerlo? Allora... Ci penso io. Certo, perché no? Keira ha avuto paura che Tom non torna più. È stata dura, ma il peggio è passato. Oh, Tom, io... Che c'è? Dimmelo, Keira. Quando qui è tutto finito, Tom va via per sempre, vero? Sì, forse è così che deve andare.
Il tuo mondo è questo, ma il mio è un altro, purtroppo. Lo so, tuo mondo lontano e non è mondo per Keira. Venite, Bob sta facendo un discorso. Arriviamo. Ce la faremo, te l'assicuro. Vedrai, ora abbiamo tutti i frammenti. Dobbiamo solo utilizzarli al meglio. E se non funzionare? Perché non dovrebbe? Io non sapere, Tom. Draghi molto pericolosi e cattivi. È bello, tramonto. La Terra non mi è mai sembrata bella come in questo momento. Beh, forse perché l'abbiamo appena salvata. Coraggio, ragazzi. È ora di tornare a casa. Cercate di farvi vedere ogni tanto, ragazzi. Ma certo, vecchio mio. E tu non metterti nei guai. Ci proverò, ragazzi. A presto, Mahedi, e comportati bene. Prenditi cura di Zalda. A presto, cucciolone. Anche se sei piccolo e dolce, crescerai in gamba e forte. Voi mancherete a Mahedi. Addio, Tom. Addio, Keira. Ti direi che un giorno ci vedremo ancora. Ma non essere vero, Tom. Nessuno può sapere. Io sperare sempre e portare te nel cuore. Lo farò anch'io. Ancora una volta, la Terra era salva. E noi potemmo fare ritorno alla vita di tutti i giorni.